Buongiorno, buongiorno e bentornati sul canale di Rossi Automotive. Io sono Davide e oggi finalmente finiremo questo motore. Lo inseriremo nella vettura, praticamente lo rimetteremo al suo posto e scopriremo se il lavoro è andato a buon fine. Mi auguro e spero di sì. Quindi non ci resta altro che rimontarlo su. Continuiamo il nostro lavoro. Rimuoviamo il telaietto così da far spazio al nostro motore. Ora che abbiamo tirato giù il telaietto, su motore. Ora che il nostro motore si tiene su da solo, attacchiamo giusto un po' di tubi e anche un po' di spine. Un po' di tubi dell'acqua. Ovviamente con le sue fascette. Riattacchiamo le tubazioni di riscaldamento interno. Io ingrasso sempre un po' le tubazioni, così vanno su un po' meglio. Direi che è l'ora di attaccare la centralina motore. Riattacchiamo i tubi di climatizzazione che prima avevamo spostato e poi continuiamo ancora con un po' di fascette dell'acqua. Riattacchiamo sull'alternatore e sul motorino d'avviamento il filo che va direttamente al positivo della batteria. E ora è il turno dei semiassi, insieme ai giunti. Oh, da qui abbiamo scolato l'olio del cambio e qua abbiamo il riempimento. Come facciamo a capire quando il livello è giusto? Praticamente quando il livello sul 90% dei cambi arriva a sfioro e fuoriesce, il livello è corretto. Bene, dato che l'olio è un po' traboccato, una buona lavata non guasta mai. Facciamo il pieno di antigelo, che in questo caso è blu, e riempiamo di olio il motore, olio nuovo. In questo caso è il turno del telaietto. Io solitamente tendo a puntare tutto e poi a stringerle in seguito, che così tutto quanto si assesta meglio. Mi raccomando, non fidiamoci troppo dell'avvitatore, controlliamo sempre a mano le viti oppure con la dinamometrica. Supportino motore centrale. Sui tiranti del telaietto. Ha
Ah sì, questo video sarà un video, diciamo, breve. Non sto a spiegare tutti i particolari di come va rimontato il telaietto, il motore. Sicuramente ci saranno delle parti che salteranno. Quindi adesso lo rimontiamo in velocità e poi vediamo come andrà in moto. Dato che c'era qualcuno che era curioso di sapere che fine aveva fatto questo motore, oggi lo vediamo. Abbiamo riattaccato tutti i tubi dell'alimentazione. Tubo di depressione attaccato alla pompa del vuoto va direttamente a servofreno, più un T per la regolazione delle GR. E ora cosa ci rimane? Non ci rimane altro che spurgare l'impianto idraulico della frizione. Come lo spurghiamo? Ci sono due maniere per spurgare l'impianto: o qualcuno in vettura che pompa la frizione e qualcuno qui che allenta la vite, chiude, pompa, l'altro tiene premuto, si svita e fino a che l'impianto non sarà spurgato. Se no c'è un'altra maniera che è questa: pistolina del vuoto. Questa cosa serve intanto per provare magari qualche attuatore che funziona tramite vuoto, e oltre a quello anche in certi casi a spurgare frizioni, freni, qualsiasi cosa. La nostra pompa del vuoto è collegata alla tanichetta di recupero dell'olio. Davanti abbiamo un becchettino dove ci andiamo ad attaccare sullo spurgo della frizione. Pompiamo fin quando non vediamo più bolle. Quando non vediamo più bolle, come in questo caso, vuol dire che siamo completamente spurgati. E sentiamo un po' com'è la frizione. Se la frizione, sicuramente magari le prime due pompate non sarà eccezionale, torniamo un'altra volta a spurgare e poi riproviamo. Adesso andiamo in vettura e proviamo come va la frizione. Proviamo a vedere la frizione. Direi che non è per nulla male. Quindi qua cosa ci rimane? Leve del cambio sistemate. Ora mettiamo su il filtro dell'aria e attacchiamo la batteria. E attacchiamo ovviamente anche il sensore di massa aria con la sua copertina. Ma perché le batterie hanno questa coperta? Beh, per due motivi. Intanto un pelo per isolarla, perché sia caldo sia freddo sappiamo benissimo che alle nostre batterie non fa mai bene. Quindi le case decidono di mettere questa copertina. Ha un suo perché, quindi è giusto sempre mettergliela su. Beh, direi che è il momento della verità. Ora non resta altro che provare a metterla in moto. Sicuramente non andrà in moto immediatamente, perché comunque tutto l'impianto dell'alimentazione deve caricarsi. Ed è effettivamente meglio, perché così il nostro motore, la pompa, girerà e caricherà olio in testa. Così si lubrificherà tutto quanto e la vettura partirà con più sicurezza. Ma come gira bene? Lo lasciamo un attimino girare così si scalda e poi controlliamo un po' di livelli. Però gira veramente bene. L'ho spento un attimo perché ha cominciato a girare un attimo a 3. Sono due le cose: o facciamo la diagnosi, vediamo se abbiamo qualche errore, o controlliamo magari che non ho attaccato male qualche cavo. Mia colpa, avevo attaccato male il terzo cilindro. Sì, questa volta devo dirlo, è colpa mia. Avevo attaccato male uno spinotto di un iniettore. Si vede che toccava e non toccava, il primo colpo è partita. Dopo si vede che con qualche vibrazione si è allentato e ha cominciato ad andare a 3. Cose che capitano. Cosa ci resta da fare adesso? Beh, adesso rimontiamo il paraurti, rimontiamo le ruote. Lasceremo un po' in moto la macchina, così vediamo se sotto troviamo chiazze di olio o qualcosa. Controlliamo i livelli. Noi, dopo aver fatto un lavoro del genere, come lavoriamo e come approcciamo? Lasceremo la macchina fuori sul cortile in moto, dopo che abbiamo controllato che non vi siano nessuna tipologia di perdita, e la lasceremo in moto lì per un bel po', fin quando partirà la ventola, quindi vuol dire che il motore sarà arrivato a temperatura. Una volta che è partita la ventola, quindi tutti i termostati si sono aperti, dentro in abitacolo lasceremo la temperatura a caldo, che così tutta l'acqua circola e si spurgherà da sola. Dopo che la ventola sarà partita, quindi potremmo dire che il nostro motore sarà effettivamente arrivato al suo regime ottimale, quindi temperature di esercizio. Da lì in poi andremo a fare un giretto pian piano, giusto per vedere che tutto quanto sia perfettamente in regola. La vettura è in moto da un po', abbiamo già controllato tutti i livelli. Ora non ci resta che la prova del 9, cioè alzarla e vedere se sotto ci sono perdite o è a posto ed è perfetta. Quindi sulla macchina, ovviamente macchina in moto, e vediamo da sotto se ci sono perdite. Dopo che la macchina è stata in moto per un bel po', infatti è bella calda, direi che non vi sono assolutamente perdite. Quindi il motore gira super regolare e sono super contento. Quindi ora mettiamo su il paracoppa e la lasciamo fuori per un po'. Ciò che siete scrupolosi, questa è una perdita, ancora un po' di sporco che io ho pulito, ma fino che riuscivo. Ora facciamoli fare i suoi primi passi in avanti, in questo caso indietro perché dovevamo uscire dal ponte, ma li facciamo.
ora direi che lo lasciamo in moto e ci vediamo fra un po', che vediamo le temperature e che sia tutto perfetto e che non ci sia tracce di olio sotto la macchina o anche liquidi o qualsiasi altra cosa. Bene, è un bel po' che la macchina è in moto, fuori, direi che gira perfettamente, non gira per niente male, anzi gira veramente bene. Il livello dell'acqua è rimasto invariato, è sceso un po' perché ovviamente è partita la ventola, adesso lo raboccheremo. Le temperature interne della vettura sono perfette, rimangono sempre perfettamente stabili, ci resta altro che andare a provarla, quindi andiamo. Ora non ci resta che fare un bel giretto lungo e vedere come si comporta per strada e poi rientrare in officina e controllare che non vi siano perdite o altre tipologie di problemi. La macchina è perfetta, il motore è molto elastico, la macchina va perfettamente. Ora rientriamo in officina, diamo un occhio generale a tutto quanto e penso che la macchina sia praticamente perfetta e sarà pronta per essere riconsegnata al suo proprietario. E siamo anche arrivati alla fine di questo video così di rimontaggio del nostro motore. Che altro devo dirvi? Io adoro lavorare su questi motori qua, a differenza di come tanto si pensa, sono motori semplicissimi, divertentissimi da lavorarci e vanno veramente veramente bene. Ci resta solo una cosa da fare per chiudere il nostro motore. E cos'è? Mettere su il suo coprimotore. Dopo averla provata per un bel po', direi che la macchina va veramente, veramente, ma veramente bene. Avrà una lunga strada da percorrere. Io, come al mio solito, vi ringrazio veramente di cuore per aver guardato questo video e vi ringrazio davvero perché vi siete ultimamente iscritti in tantissimi al canale e spero di portarvi anche in un futuro veramente sempre contenuti nuovi e belli e interessanti. A breve uscirà un nuovo video perché ci siamo decisi che vogliamo fare anche noi un piccolo restauro di una vettura. Non voglio dirvi troppo, però sarà interessante da vedere anche perché andremo a cercare delle piccole cose ed è una vettura a mio avviso che mi piace molto e ci tengo molto. Vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!